elevato, quindi deve sperimentare. E sperimentare, grande la felicità, è necessaria una buona comprensione. E la comprensione chiama arte, la ricchezza della conoscenza, arte. E di buona comprensione, di comprenso, una buona comprensione porta la felicità, cosa chiama Kama, la felicità superiore. Quindi, arrivare la moksha, liberazione, è necessario, l'uomo deve godere la felicità e avere questa felicità, è necessario una buona comprensione, la comprensione di che cosa? La comprensione di nascita, la vita, la malattia, anche la morte, è tutto. E deve avere una buona comprensione. Non solo questo, un uomo deve capire chi sono io, da dove venuto, cosa facendo, cosa mio scopo finale. Quindi, questo tipo di domande deve nascere dall'uomo. Quando nasce questa, sempre c'è risposta. E cosa è risposta a una conoscenza? Ma avere questa domanda è una buona risposta e l'uomo deve seguire la giusta via. Questa è la via del Dharma, virtù. Se quando uno segue via del Dharma, devo seguire Ayurveda, dice che questa non è una scelta. Cos'è un dovere? Deve seguire. E la virtù sembra un dovere per tutti. Non puoi una dire mi piace spiritualità, mi piace dovere Dharma. No, Dharma deve essere seguito. Tu puoi essere piacere della tua vizia. Puoi scegliere la vizia. Invece Dharma deve essere seguito correttamente. Correttamente seguire, una deve imparare le 24 ore della giornata e l'Ayurveda dà molta importanza per questa giornata, come gestire il tempo delle 24 ore. Se sappiamo gestire saggiamente il tempo al giorno, e Dinacharya chiamiamo, e una riesce anche a gestire tutta la lunghezza della vita. Quindi la conoscenza della vita comincia. Come gestire il tempo, soprattutto le 24 ore. E queste 24 ore accumulando, quasi 35.000 giornate, arriveremo quasi ai 100 anni della vita. E come gestire la giornata? Abbiamo tempo mattina. Scusa Caterina, quando ogni domanda quando devo rispondere con 10 minuti? Tu vai. Sì, anche perché No, quello che sta dicendo io sul voglio andare anche tra voi. No, però quello che sta dicendo sul tempo è bellissimo, quindi per favore lo finisca perché è molto interessante il concetto del tempo. Va bene. E quindi nella giornata abbiamo la mattina, mezzogiorno, tardi pomeriggio, sera, notte. Quindi una deve sapere ogni tempo cosa deve fare e l'Ayurveda dà una informazione, indicazione da seguire a tutti, tutto il mondo, non puoi dire solo Occidente, Oriente, non Occidente, è tutti, universale. Mattina un tempo adatto a purificare, mezzogiorno adatto al tempo nutrire, la 11, 11 e mezza, mezzogiorno, all'una massimo. E le 2 e 3 puoi pensare la pranzo, secondo Ayurveda, è dannoso. Quindi mezzogiorno per nutrire e tardi pomeriggio dopo il lavoro, eccetera, rilassare, devo rilassare. Quando arriva sera e devo apprezzare una musica, una sessione di yoga, una meditazione, canto del mantra, anche una camminata, tante cose, apprezzare, imparare a apprezzare. Notte dormire. Notte, Ayurveda non consiglia notte lavorare, notte divertire. Qua all'Occidente gli vedo molto interesseranno a divertire. Secondo me, divertire, di vuol dire negare, vertire vuol dire verità, verità.
negare la verità è divertire, è capire. Notte devo dormire. E quindi del concilio di Ayurveda ci sono due tipi di consigli. Una dice quali sono vantaggiosi, fai bene per l'uomo, e quali sono svantaggiose, che porta la danno. E tutte le due devo capire. Dai tantissime informazioni che noi possiamo seguire giornalieri, stagionali, annuali, secondo nostra età, bambini, giovani, adulti, così secondo nostra età, secondo il luogo dove viviamo, un paese caldo, freddo, umido, secca, deve rispettare. Secondo nostra attività, che tipo di lavoro facciamo, mentale o fisicamente, o più sentimentale, più intellettuale, è tutto un po' di cambia. La Ayurveda dà tutto consiglio a chi che cosa deve fare, come gestire, soprattutto la giornata, come gestire. Cosa è importante? Prima cosa una devo imparare nella vita, come gestire la giornata, sapendo chi sono io, cosa, come io ho fatto, e diciamo costituzione, proprio la nostra costituzione individuale, strutturale, anche mentale, devo capire. Non solo a questo, anche un po' di capire cosa lo stato del mio anima, che tipo di karma contiene. Ho un'anima pesante, o sofferente, o gioioso. Devo capire come sono io, come sono io. Cosa la Ayurveda dice? I am me, Hasto Bhagavan, I am me, Bhagavan Avatar. Bhagavan Avatar, ecco, vuol dire io sono divina. Noi devo identificare tutti i giorni, io sono divina, io sono divina. Me, Hasto Bhagavan, io ho una mano divina. Io visso bisagia, I am me, visso bisagia. Io ho un'energia potenziale con la mano. I am me, Shivabi Marshana Om. Io ti tocco, ti guardo, tu verrai guarito. Devo avere questa fiducia, la forza così. Io ti tocco, tu guarirai. Questa è la tecnica della bianca massaggio, noi tutti facciamo, ma è un allievo imparando cosa deve sentire. Se parliamo di sempre aiutare, invece di aiutare meglio dire servire. Anche quando vogliamo servire, prima deve sentire, io sono divina, io ho un'energia potenziale, io fido me stesso, io sono divina, io ti tocco, tu guarirai. Questa forza è necessaria. Bene, quindi è l'Ayurveda, la conoscenza dell'Ayurveda, applicare nella vita quotidiana. La prima cosa devi imparare è questa. Quindi abbiamo tre concetti qua nell'Ayurveda: una filosofia, e il secondo principi. Ci sono vari principi, vari a livello, e ci sono pratica infinito. Ma la conoscere bene la filosofia cura l'anima, è una cura all'anima. Conoscere bene e seguire, da seguire i principi, e la porta la salute della mente, un mente sano. Necessario seguire comportamento, seguire i principi bene, e che mantieni della mente in sano. Poi terzo vengono la pratica. Devo anche regolarmente della praticare ogni giorno. Questa è la pratica, mantiene nostre 5-6 principi interiori, secondo principi, diciamo, come nostra energia, chiamiamo dosha, nostri tessuti, dhatu, nostre scorie, mala, srota, tutti i sistemi, i canali, agni, delle enzime, anche ama, tossine. Tossine anche deve avere un rapporto. E tutti questi 6 concetti devono essere pensato e fare qualche pratica ogni giorno per purificare e mantenere un buon saluto, e è possibile anche migliorare. Questa è la fondamentale dell'Ayurveda, noi puoi applicare nella vita.
Ok, io adesso termino, lasciamo la Sana qualcosa a dire. Tanto di domande ce ne sono ancora tante. Sì, sì, no, ma intanto le facciamo. Comunque grazie, anche perché solo perché questa prima parte è stata veramente importante, e il fatto di dover conoscere la filosofia. Ma la seconda domanda va a Candipan, che si ritrova a svolgere il suo lavoro e a diffondere il messaggio della Ayurveda in un contesto un po' più cittadino, meno pacifico sicuramente di quello di dove lei si trova. Quindi io, Candipan, ti vorrei chiedere, nel tuo lavoro, quando ti ritrovi comunque nelle tue diciamo consulenze, quanto tempo hai per spiegare le basi della filosofia ayurvedica, e se lo fai, con che tipo di approccio riesci a farlo rispetto a quanto è riuscito a dirci tuo papà, con basi diciamo filosofiche classiche, se possiamo dire? Allora, qua la domanda è abbastanza complessa, perché il tempo è veramente molto soggettivo. Quando poi soprattutto parliamo che l'Ayurveda ha una storia di 5.000 anni, quindi veramente riuscire a concentrare tutto 5.000 anni in poche ore è dura, però si può provare. Io normalmente, quando faccio un consulto, normalmente va sempre da 1 ora e mezza a 2 ore. Normalmente quello è il tempo che mi ci vuole, perché poi magari la persona arriva, mi dice le sue patologie, le sue problematiche. Come mi ha sempre insegnato mio padre e come insegna la Ayurveda, ok, la patologia è importante di una persona, ma la cosa più importante è la causa della patologia, ok? La causa della patologia è la cosa più importante. Quindi, e le cause alla fine sono sempre dovute da una questione di assorbimento del nostro corpo degli elementi. Quindi in questo caso gli elementi sono 4, in realtà sono 5, ma io ne parlo sempre 4 perché il quinto è più complesso, quindi acqua, aria, terra e fuoco, che questi 4 elementi poi ovviamente si trasformano, si tramutano in vata, pitta e kapha. E ovviamente quindi qua una persona o un medico ayurvedico, un terapista ayurvedico, la prima cosa che deve fare è quella di riuscire a individuare e a capire perfettamente la costituzione della persona. E anche qua la costituzione si differenzia tra costituzione fisica e costituzione mentale, quindi va ancora più nel complesso, perché prima di tutto si può, quando si dice un ordine di una costituzione, poi magari per la persona non si è mai specifici se è per la mente o se per il fisico, quindi bisogna proprio creare una tripartizione specifica della costituzione fisica e della costituzione mentale. Quindi io cosa faccio durante un consulto, o comunque quello che cerco di far capire alle persone, è il ragionamento molto terreno di come io farei con un bambino. Quindi con un neonato, con un bambino, gli spieghi gli elementi, come agiscono gli elementi, cosa fa l'acqua in natura, cosa fa l'aria in natura, cosa fa il fuoco e la terra in natura. Poi ovviamente questi comportamenti, perché poi nella Ayurveda vengono chiamate qualità, vengono proprio chiamate qualità di ognuno di questi elementi. Bene, come per esempio posso dirvi l'acqua è densa, l'acqua è umida, potrebbe essere torbida, potrebbe essere fredda, potrebbe essere pesante. Bene, tutte queste qualità noi le potremo anche ritrovare su una persona, su una costituzione fisica. Quindi quello che si fa, o quello che cerco di fare con le persone in una società così veloce, è quello proprio giustamente di fargli capire che cos'è l'elemento, perché tante persone, quando gli chiedo ditemi le qualità dell'aria, rimangono spiazzati, non sanno cosa dirmi, perché non ci pensano, no? Che è la base, che è la nostra base, perché è la creazione del nostro corpo, perché il nostro corpo è composto esattamente da questi 4 elementi. Quindi la prima cosa è proprio quella di riuscire a fargli capire che cosa sono gli elementi, e quando cominciano a entrare in questa chiave di capire gli elementi, poi piano piano riescono a intuire certe loro caratteristiche comportamentali o caratteristiche fisiche che magari vedono in quell'elemento. Magari, non so, uno dice l'aria è secca e poi dice ma io ho la pelle tendenzialmente sempre secca. Bene, questo vuol dire che ci può essere un aggravamento di vata o di aria, o può esserci semplicemente la costituzione che è composta da questo elemento. Quindi normalmente, per ritornare alla tua domanda, alle persone, cosa cerco di fargli capire? Soprattutto gli elementi, perché
siamo è la nostra base, perché poi ovviamente da lì arriva l'alimentazione, e l'alimentazione, la famosa frase che si dice, è: noi siamo quello che mangiamo. Quindi diciamo, quindi diciamo Candipa, nel tuo approccio filosofico parte dal pratico, è come se un po' conducessi la persona dal cuore un po' poi a ritroso, a comprendere la filosofia poi dell'Ayurveda, diciamo per intero, anche un po' come ce l'ha esposta tuo papà, diciamo. Esattamente. Sì, cioè, praticamente come l'ha detto lui o come l'ho detto io sono la stessa cosa, è che lui parte dalla filosofia e arriva al pratico. Io parto dal pratico per arrivare alla filosofia, perché giustamente questa società così caotica, così moderna, se tu cominci subito con la filosofia rimangono un attimino spiazzati o certo, non sanno proprio come agire. Allora io parto dal pratico perché per una mia visione io vedo sempre che è ok, noi possiamo dire che la mente è potente e la mente controlla il corpo, però in realtà la mente si sviluppa attraverso il corpo, quindi attraverso il tangibile, e da lì si sviluppa la mente. Quindi giustamente io parto dal pratico per poi arrivare alla fase più sottile e più elementale. Bene, allora okay, se tu hai terminato e mi hai dato anche lo spunto, la terza domanda è per tuo papà e per il maestro. Visto che ci ha introdotto Candipan i cinque elementi, io vorrei chiedere al maestro se ci può raccontare i cinque elementi che caratterizzano l'Ayurveda. Bene, grazie. È un principio uno in tutto e tutto è in uno, questo principio vedica. I cinque elementi è principi fondamentali dell'Ayurveda. Quindi tutto esiste come i cinque elementi. E ogni cosa ha fatto una configurazione del cinque elementi. La configurazione suo percentuale può essere diverso. Per esempio, elemento della terra, ci sono acqua, fuoco, aria, lo spazio e tutto c'è. Quindi sono detto come nostra mano, uguale, lo spazio, l'aria, fuoco, acqua e terra. Quindi tutto che i cinque elementi troviamo nella mano. E questi cinque elementi hanno qualità. Terra ha una qualità, per esempio terra pesante, e l'aria leggera, lo spazio leggero, il fuoco caldo, e l'aria sembra muove, e l'acqua fluido. Quindi ci sono varie qualità. Quasi in l'Ayurveda Ayurveda parla riguardo 41 qualità. Nel 41 qualità, importante le 20 qualità molto basilari che troviamo tutto, alimenti, erbe, eccetera. E queste qualità vengono dal cinque alimenti, e ogni alimento ha più sua qualità. In particolare la terra ha più qualità. Pesante, solido, ruvido, duro, così puoi andare. Invece lo spazio ha meno qualità, spazio vuoto, leggero, punto. Quindi, e quindi la qualità della nostra attività, oppure il nostro modo di lavorare, oppure l'oggetto, la fisica, oggetto, tutto noi classifichiamo secondo questi cinque elementi, attraverso la sua qualità. Così questa qualità da conoscenza deve capire, utilizzare come strumenti e capire che cosa. Oggi io ho sentito un sentimento, la sentimento io poi dire un sentimento come terra, il sentimento come fuoco, sentimento anche vuoto, o la sentimento dell'aria. Così il sentimento, i pensieri, è un progetto, è tutto noi poi capire
attraverso questo principio di cinque elementi. Ancora l'Ayurveda un po' facilita le cinque elementi come Tridosa, perché Tridosa deriva dal cinque elementi. Lo spazio, l'aria formano elementi della Vata e la Dosha Vata. Invece è l'aria, fuoco, acqua, tutte le tre, una combinazione, e le vengono e il fuoco. E l'acqua, il fuoco, e dell'acqua e la terra insieme creano elementi dell'acqua. Poi rimane la terra e contiene tutto questo sopra detto elemento. Quindi lo spazio sola, in noce terra, contiene tutto. Degli altri elementi sembra una miscelanza, sembra, e lo spazio ovunque c'è. Il nostro corpo è maggior parte lo spazio, così anche nell'universo, nell'esistenza, lo spazio più grande, la terra come struttura. Quindi abbiamo il corpo strutturale, un corpo funzionale, poi abbiamo un corpo causale, del causale come lo spazio leggero. Funzionale sembra elemento l'aria, fuoco e acqua. Poi il corpo strutturale, i nostri tessuti strutturali, è come la terra. Quindi cioè, vediamo la nostra alimentazione. Noi dobbiamo sapere questi cinque elementi. Anche secondo Ayurveda, noi classificare tutto il cibo secondo gli elementi. Noi non abbiamo il termine proteine, vitamine, carboidrati, questo termine non usiamo. Usiamo il termine degli elementi, capiamo. Quindi cinque elementi deve essere equilibrato secondo della persona che usa. Perché noi anche composto da cinque elementi. Quindi cosa noi usiamo? Sempre cinque elementi. Questi cinque elementi deve adattare, non deve essere eccesso, non deve essere scarenza. Questo è il principio. Quindi l'Ayurveda parla, la filosofia c'è secondo il principio della filosofia, parla dell'assoluto, il Dio, uno stato di manifestazione, stato di non manifestazione, come lo spazio. Poi ella parla, alla fine la parla cinque elementi. Dell'ordine della filosofia abbiamo 24 a livello. Prima parla dello spazio e il vuoto, Purusha chiamiamo. Dopo subito viene il flusso, energia, vibrazione. Vibrazione la crea, è cosa chiamiamo Prakruti. Dal vibrazione dopo vengono intelligenza. Mahat e Buddhi, due tipi di intelligenza, intelligenza superiore, intelligenza inferiore. Dopo parla di Ahamkar, ego. Ego, tre tipi di ego. Ego, Sattva, Rajas, Tamas. Dopo parla della mente. La mente è uno spazio dove lavorano ego e intelletto. E l'intelletto, due tipi di intelletto, ego, tre tipi, tutti lavorano come cinque elementi, cinque totale, nella mente. Della mente ancora utilizza i sensi, cinque sensi, i cinque organi di motori, prende l'esperienza e trasmette l'anima. Quindi tra l'anima e il corpo e abbiamo metà la mente. E la mente, una parte prende l'esperienza, trasmette l'anima, un'altra parte utilizza i cinque sensi motori e percettivi come prendere l'esperienza. E poi ancora, alla fine, tutto questo costruito o venuto e spiegato alla base dei cinque elementi. Cinque elementi sempre tutto, cinque elementi. Anche questa filosofia ci vediamo come cinque elementi. Lo spazio o come la Purusha, il corpo o come la terra, elementi. Quindi, studiare bene le cinque elementi è molto importante, perché comprendere è necessario. Non solo studiare con la testa, anche con il cuore deve sentire. Lo comprendere bene e l'applicare. Noi imparando una cosa,
puoi imparare, applicare come professionale, oppure applicare proprio sua crescita personale, spirituale, puoi ancora imparare una visione culturale. E tre concetti c'è. È molto importante per crescita individuo. Una cresciuto individuale, personale, puoi applicare sua professione anche molto bene, è perfetto. E l'informazione culturale che arricchisce l'anima, anche sua mente, e arricchisce. Quindi anche questa ricchezza serve. Quindi perché e cosa le cinque elementi, cinque elementi devo sapere bene, noi mantenere, gestire bene il tempo. Dove viviamo? Viviamo nel tempo. Nel tempo andiamo in una certa direzione. Di andare in una certa direzione devo sapere la qualità, la caratteristica dei cinque elementi. Perché io vado in una direzione come spazio, vado in direzione come vento, vado in direzione fuoco, vado in direzione acqua, e direzione la terra, e sempre esiste. E quindi andiamo sempre in certa direzione. Viviamo la vita utilizzando i cinque organi motori e i cinque sensi e il corpo. Nel corpo, anche interno, abbiamo sei principi, come la prima anche detto, sei principi dosa, dhatu, mala, srota, agni, ama, chiamiamo. Quindi, che vuol dire tutto il funzionamento. E questo anche deve funzionare, è una buona collaborazione tra loro, è cosa integrato, una buona collaborazione, un'armonia è necessaria. Come stabilire questa armonia? Nel corpo, avere un buon equilibrio, prima è necessaria armonia. Come avere questa armonia? Avere armonia deve accordare ognuno. Ognuno deve accordare. Uno può dire, tu stai alto, io sto basso. Tu dormi, io sveglio. Quindi avere della complicità, hanno la diversità, complicità. Anche nel complicità accordano. Se non abbiamo questo accordo, non c'è l'armonia anche nella funzionalità, anche nella nostra mentale, anche nella nostra vita. È necessario un accordo. Come avere accordo? Avere accordo, ogni individuo deve essere rinunciare a qualcosa, nella base del rinuncio. Rinunciare proprio al nostro ego, nostro sentimento, nostro attaccamento, eccetera, nostra propria opinione, la mentale. Deve essere pronto a rinunciare. Quando uno comincia a rinunciare, stabilisce accordo, cosa dell'accordo? Senza il rinuncio non puoi accordare. Quindi prima cosa devi imparare come rinunciare. E l'Ayurveda insegna come rinunciare le cose piccole. Dal piccoli cosa comincia? Devo capire cosa è rinunciare di piccoli, soprattutto intellettuale. Se, per esempio, se tu osservi il silenzio, da cominciare a rinunciare. Se non usa la parola, rinuncia delle rinunce. Se tu cominci a fare digiuno, il cibo, un giorno non mangi, una volta alla settimana, tu già allenando come rinunciare. Così abbiamo un elenco di piccole cose a rinunciare, rinunciando a queste piccole cose, prima o poi arriviamo alla grande cosa. Quindi, il principio di cinque elementi fondamentale per mantenere una vita qualità, una qualità della vita basata come seguiamo la qualità dei cinque elementi. Tutti i cinque elementi, quasi 20 qualità abbiamo, 10 è su opposto come caldo, freddo, pesante, leggere, secca, umida, così abbiamo opposto. Deve applicare tutte le 20 necessarie e applicare secondo posto giusto. Secondo necessità, devo sapere mattina che qualità devo usare e sera, notte che qualità devo usare.
e notte tu devi dormire, e invece mattina deve essere stimolato, quindi la qualità cambia. Questo anche devo capire. E penso così, io termino riguardo al 5 Grazie. Uso una delle frasi che secondo me non credo che abbia colpito solo me, ma molte persone, di tutto quello che nella risposta che ha dato tuo papà, quando dopo che ci ha raccontato dei 5 elementi, a un certo punto ci ha detto: non li dobbiamo solo conoscere, ma li dobbiamo anche sentire, li dobbiamo comprendere, da questo sentire, da questa comprensione, svilupparle una nostra cultura di vita. Quindi Candipan, io ti vorrei chiedere, ci puoi dire, anche se tuo papà l'ha toccato in questo, ma ti rifaccio la domanda, ci puoi dire come i 5 elementi si distribuiscono all'interno del nostro corpo, quindi se puoi riprendere la teoria dei dosha, e come conduci le persone nel sentire, essendo noi per la maggior parte cittadini, quindi essendo noi per la maggior parte gente che svolge una vita in città, dove anche poca connessione davvero con l'elemento aria, con l'elemento terra, con l'elemento fuoco, quindi come riesci a tradurre tutto questo in chiave un po' più pratica, e quindi come porti le persone alla comprensione, al sentire gli elementi e la loro composizione poi? Allora, è molto simile, cioè come dire, è molto simile alla risposta come quello che ho fatto prima, nel senso che è sempre attraverso una pratica, quindi una comprensione di praticità, non in questo caso di filosofia, perché per riuscire a far capire alle persone, come ha detto anche mio padre, no? Un elemento non va solo guardato, ma va sentito, va vissuto e va assorbito l'elemento, perché altrimenti uno non riesce a capire. Ebbene, questo assorbimento, questo sentimento lo puoi avere solo da un'osservazione di come lavora e funziona quell'elemento. Quindi, come l'esempio mio padre prima ha detto, no, non so, l'aria è leggera o l'acqua è pesante, la terra è pesante, il fuoco ha la capacità di bruciare, bruciare vuol dire trasformare. Quindi questo è riuscire a ritrovare quelle funzionalità che hanno quegli elementi nel corpo, e qua il corpo di nuovo è a livello tripartizionale, lo vedi sia nella mente, lo vedi sia nel fisico, come lavora. Se noi per esempio prendiamo, non so, anche semplicemente tutto il sistema metabolico del nostro corpo, quindi a cominciare dalla bocca, ad arrivare all'esofago, allo stomaco, per poi passare alla milza, al fegato, no? Tutti questi organi qua fanno diverse funzioni nel corpo, però poi hanno anche dei ruoli principali, no? Dei ruoli più importanti, quindi per esempio lo stomaco che contiene l'acido gastrico, che è una sostanza che è in grado di trasformare quello che entra nel nostro corpo. Questo lo fa anche l'elemento fuoco in natura, perché l'elemento fuoco in natura, qualunque cosa tu gli metti dentro il fuoco, ha la capacità di trasformarlo, che poi bisogna vedere come, se è bruciato o se lavora vero e proprio. In come, quindi o un prodotto viene carbonizzato o semplicemente noi lo usiamo in cucina per cucinare, per poter rendere un cibo commestibile per il nostro corpo. Quindi l'assorbimento o la comprensione dell'elemento lo si vede proprio da come funziona quell'elemento. Quindi le qualità che diceva mio padre, che sono importantissime, perché ogni elemento ha più di 21 qualità. 21 qualità sono le sue qualità principali reali, di cui 7 sono le sue principali, poi le altre 14 sono influenza degli altri elementi, per poi arrivare ancora a altre qualità. Queste qualità fanno sì che il nostro corpo si forma, si può formare a livello psicologico, si può formare a livello caratteriale, si può trasformare nel nostro corpo. Quindi se una persona, per esempio, vi faccio l'idea, una persona che cambia idea molto facilmente, che cambia idea repentinamente, che dice una cosa poi fa esattamente l'opposto, se io vi faccio la domanda qual è l'elemento che ha una caratteristica simile, voi mi potreste dire, o pensandoci potete arrivare all'elemento per esempio aria. L'aria è un elemento che non sta mai fermo, è sempre in movimento, c'è il momento che è
calmo che ti fa piacere, che è una leggera brezza, a un momento dopo che diventa un uragano fastidiosissimo, magari anche freddo. Bene, è un cambio repentino. Questo cambio repentino io lo ritrovo in una persona, che poi può essere fisica o mentale, perché se fosse mentale il cambio repentino è solo qua mentalmente, magari ti dice una cosa, poi dopo 10 minuti ne fa un altro. Invece a livello fisico possiamo ritrovare questo cambio repentino da una persona che gesticola tanto, che si muove tanto, che non sta mai ferma. Anch'io, io ultimamente sto pensando di diventare sempre più vata, perché comunque sto imparando altre cose nuove che sto vedendo su di me. Quindi anche il fatto una persona gesticolare tanto, che muove spesso gli arti, questo fa sì che mi fa pensare che ha un elemento che poi dopo bisognerebbe vedere se è in eccesso o se semplicemente è il suo elemento specifico di aria, che quindi vata, quindi che lo fa muovere. Quindi per noi è molto importante capire qual è il nostro dosha. Qual è il nostro dosha? Cosa vuol dire? Qual è l'ordine del nostro dosha? Perché noi non abbiamo un dosha unico, ma ce li abbiamo tutti e tre. Quello che cambia, che differenzia una persona da me a un'altra, è l'ordine dei dosha, quindi l'ordine degli elementi, e la quantità degli elementi che noi troviamo. Quindi se c'è chi ha più vata, chi ha più aria, chi ha più fuoco, chi ha più acqua, chi ha più terra, perché io posso avere anche due persone che sono tutte e due con un ordine vata pitta kapha, però sono completamente differenti. Questa differenza la vedo dalla quantità, quindi anche se ho quell'ordine, poi cambia la quantità dell'elemento, fa sì che cambia la persona a livello strutturale fisico, a livello caratteriale mentale. Quindi poi, una volta che si capisce qual è il dosha corretto della persona, allora poi veramente la cura è molto più facile. E per me la prima cura in assoluto è l'alimentazione, perché noi siamo quello che mangiamo. Quindi se la nostra alimentazione è adeguata e corretta per la nostra costituzione, il nostro corpo reagisce bene. E attenzione qua, l'alimentazione non è un'alimentazione sana, ma quanto più un'alimentazione corretta per il nostro corpo, perché avere un'alimentazione sana è molto facile, perché uno potrebbe dire, ah sì, mangio le verdure del mio orto, o mangio solo verdure, questo sì, però giustamente le verdure, anche le verdure o anche tutto quello che mangiamo, perché si dice alimentazione sana e corretta? Corretta perché? Perché io vado a ricercare l'elemento, quindi il dosha in quell'alimento, perché una carota o una patata lo possiamo definire un elemento kapha, quanto invece uno spinacio è un elemento vata. Quindi se giustamente io ho un eccesso di vata, non posso certo mangiare alimenti vata, perché aumentano ancora di più il mio dosha, quando invece vado a mangiare magari le patate o il modo di cucinare. Quindi questo fa sì che noi possiamo regolarizzare il nostro corpo solo attraverso l'alimentazione. Quindi infatti per me la cosa più importante è che una persona capisca qual è il suo dosha, poi dopo si può capire il suo squilibrio e dopo uno potrebbe cominciare a lavorare. Ripeto, prima di tutto la prima medicina per noi è la nostra alimentazione, poi dopo si possono usare piante, fitoterapia, pastiglie, tante altre cose, ma prima di tutto ricordiamoci la nostra alimentazione. E ovviamente prima dell'alimentazione arriva, come diceva mio padre prima, lo stile di vita, perché giustamente se io sono un dosha e per esempio immaginiamo, no, sono un dosha vata o un dosha pitta, che comunque sono due elementi che comunque si muovono, che agiscono, che fanno tante cose, magari hanno bisogno di uno stile di vita, se sono in eccesso, più kapha, quindi uno stile di vita più calmo, più rilassato, più contemplativo, o piuttosto fare delle pratiche come può essere la meditazione, o non si lava i denti e fa colazione. Questo all'80% della popolazione fa questo, ok? E io lo so, perché quando glieli chiedo ai miei pazienti, gli dico quando è che vi lavate i denti, mi dicono, ah, prima faccio colazione e poi lavo i denti. E già lì è uno sbaglio, perché la purificazione sta proprio nel rigettare le tossine che il nostro corpo produce. E il nostro corpo, il nostro Agni, quindi il nostro fuoco, il nostro Pitta, trasforma tutto quello che noi diamo nel nostro corpo. Lo trasforma, quindi dal nutrimento che noi diamo,
trasforma quello che noi mangiamo in nutrimento o in tossine, ok? Perché attraverso un processo di metabolizzazione, anabolizzazione e catabolizzazione, il corpo migliora, diventa più forte, no? Quindi riceve nutrimento, ma allo stesso tempo il corpo produce tossine e le butta fuori. Quindi le butta fuori attraverso l'urinazione, attraverso la sudorazione, attraverso l'evacuazione quindi fecale o anche attraverso la salivazione. Quindi proprio per questo, per esempio, la mattina noi abbiamo l'alito che non è il massimo. Perché? Perché durante la notte il corpo, in questo caso i succhi gastrici dello stomaco, hanno pulito lo stomaco e hanno espulso le tossine e le depositano nella cavità orale. Quindi se lì giustamente io mi bevo anche semplicemente un bicchiere d'acqua, come fanno tutti, il caffè assorbe tutto e ributta dentro tutte le tossine. Quindi prima di tutto, per una questione di igiene corporea, bisognerebbe lavarsi i denti, pulirsi la lingua, abluzioni facciali del corpo, quindi pulizia in generale. E poi qua la Ayurveda, in base alla costituzione, quindi sei Vata, sei Pitta, sei Kapha predominante, ti dà dei processi proprio per la tua purificazione, no? Quindi c'è chi magari deve fare lavaggio con l'olio, c'è chi magari deve fare un lavaggio piuttosto con un decotto o piuttosto lavarsi i denti più con una polvere piuttosto che con una pasta, ok? Ci sono più cose in assoluto da fare. E perché bisognerebbe farlo la mattina? Perché giustamente quando il nostro corpo va a dormire, cioè noi mentalmente andiamo a dormire, il corpo continua a lavorare. Ed è in quel momento che il nostro corpo fa i due processi secondari della digestione, perché la prima parte è la metabolizzazione. La metabolizzazione avviene solo quando noi siamo svegli, quindi quando il nostro cervello è sveglio. L'anabolizzazione e la catabolizzazione, che sono due processi, uno è di assorbimento e l'altro di espulsione, avvengono quando il nostro cervello non lavora. Quindi quando il cervello va in un sistema di stand-by, il nostro corpo fa questi due processi. Quindi ovviamente ha bisogno di più tempo. E giustamente quando? Quando noi andiamo a dormire. Quindi c'è chi dorme 6 ore, chi dorme 7 ore, 8 ore, comunque sia, ha tutto quel tempo per dormire, quindi il corpo riesce a anabolizzare, a catabolizzare tutto quello che è stato immesso nel nostro corpo. Quindi giustamente la mattina è il momento in cui il corpo ha bisogno di espellere tutte le tossine che sono state accumulate durante la notte. Quindi proprio per questo motivo la Ayurveda impone che la purificazione corporea sia fatta di mattina. Poi a livello filosofico lo può dire anche mio padre, la mattina è il momento in cui sorge il sole, quindi c'è molta più energia, quindi noi assorbiamo quell'energia per poter migliorare e pulire il nostro corpo. Infatti anche l'attività fisica, quando è che si fa? Bisogna fare la mattina. Il saluto al sole, come dice la parola saluto al sole, è perché io saluto al sole, quindi è un esercizio che si fa la mattina, non va fatta la sera. La sera è un momento per riposare corpo, contemplare e riposare il corpo. Quindi fortificazione, pulizia, assorbimento dovrebbe essere fatto sempre tutto la mattina, sia per una chiave ayurvedica, sia per una chiave yogica o per una chiave di usare bene il nostro corpo. Ok, allora, altra domanda. Come si svolge un consulto per individuare la componente? Te ne do due insieme che puoi rispondere. Ascolta, come si svolge un consulto per individuare la composizione dei dosha? È la prima domanda. E la seconda, se si possono avere degli esempi di stile di vita e come influenzano i dosha? E allora, il riconoscimento del dosha, purtroppo o uno ha veramente studiato, quindi riesce a capirlo su se stesso, altrimenti normalmente è sempre o un terapista o un medico ayurvedico te lo dice, perché l'Ayurveda insegna che ci sono proprio dei marker per poter capire i vari elementi che ci sono nel nostro corpo, che possono essere, prima ci sono delle diagrammature proprio essenziali, come può essere le distanze oculari, il setto nasale, le labbra, la lunghezza, l'altezza del corpo, come è strutturato. Diciamo che questo lavoro l'aveva fatto per esempio anche Leonardo da Vinci. Per esempio lui aveva creato l'uomo vitruviano, quindi lui aveva idealizzato un uomo perfetto come doveva essere. Però quello, in una chiave ayurvedica, l'uomo vitruviano è quello che viene definito l'uomo pitta,
ok? Però poi mancano l'uomo P, l'uomo Vata, l'uomo K, e questi si capiscono proprio in base a tutte quelle qualità che dicevamo prima degli elementi, perché ogni qualità lascia dei marker sul corpo, o a livello comportamentale, quindi psicologico, o a livello proprio testuale del fisico, quindi dalla densità della pelle, dalla formazione delle unghie, come sono fatte, dal modo in cui uno parla, gesticola, uno ti risponde. Sono veramente tantissimi marker da guardare per poter capire l'insieme di una costituzione. Altrimenti è difficile riuscire, cioè solo parlando così è abbastanza difficile. Io ormai, o anche mio padre, ormai con l'esperienza, quando vediamo una persona riusciamo subito a capire qual è la sua costituzione. Infatti facciamo i corsi proprio per questo, per riuscire a riconoscere le costituzioni, ma sono corsi lunghi perché i marker sono tanti nel corpo e anche lì a volte possono essere fuorvianti, perché certi marker non sono reali nostri, ma sono marker che abbiamo immesso noi con il nostro comportamento sbagliato o con un'alimentazione sbagliata. Quindi spesso e volentieri a volte noi non vediamo il dosha reale, ma vediamo un dosha che è stato alterato, quindi che è in squilibrio, e quindi a volte una persona viene da me e io posso, che magari fisicamente così mi può sembrare capa, che quindi una persona grossa, che ha un po' di peso, sovrappeso, cose di questo genere, però in realtà non è il suo dosha originale, è un dosha che si è sviluppata attraverso o la psicosi, o la psicosomatica, quindi cosa vuol dire? Che magari è andata in depressione per qualche fattore, è successo qualcosa e l'ha fatto rendere più capa mentalmente, che in automatico il corpo ha cominciato a cedere. Quindi è veramente complesso capire questo attraverso, come dire, anche solo semplicemente una lettura, perché ci sono dei libri che ti fanno dei test per riuscire a capire la costituzione, ma non sono mai attendibili, perché poi soprattutto anche i test sono fatti più per un ragionamento psicologico piuttosto che corporeo, quando invece è il corpo quello che poi va a influenzare la mente. Sicuramente è la mente che controlla il corpo, però il corpo influenza tantissimo la mente, quindi è abbastanza complesso da riuscire a rispondere rapidamente così. Senti, confermi che per individuare il dosha, era un'altra domanda, poi arrivo alla terza, è necessario fare una visita, questo è quello che ci chiedono. Cioè, per individuare il dosha è necessario fare una visita? Hai bisogno di fare una visita con una persona che fa proprio questo di lavoro, no? Che quindi è un medico ayurvedico, un terapista ayurvedico che ha studiato da tantissimi anni, che riesce a riconoscere proprio i tuoi dosha. Ma più che importante, sì, capire il tuo dosha e in più vedere se hai dei squilibri nel tuo dosha. Perché, come ho detto forse alla prima domanda che mi avevi fatto, perché se noi non riusciamo a riconoscere il nostro reale dosha, poi la cura, l'alimentazione, lo stile di vita, tutto ci può far sballare completamente. Perché se io sono vata e in eccesso di vata e ho bisogno di uno stile di vita K, bene, il mio uno stile di vita, un'alimentazione K va a compensare il mio vata. Però se io invece individuo male il vata e penso che non è vata, oppure vedo solamente un altro elemento e non lo riesco a capire bene, allora poi dando un'alimentazione, uno stile di vita differente, posso addirittura far peggiorare la patologia o proprio la funzionalità di quel corpo. Quindi direi in questo caso, questa risposta hai dato anche la risposta alla terza domanda che ti avevo messo in ordine, perché Luana chiede, in parte hai già risposto adesso, Luana chiede, possiamo avere degli esempi di stili di vita e come influenzano i dosha? È un po' quello che hai appena detto, cioè facciamo un esempio, io potrei essere Pitta Vata Kapha, qual è uno stile di vita sbagliato che potrebbe influenzare negativamente il mio dosha, per esempio? Allora, come hai detto tu, hai detto il tuo ordine, quindi, che poi non è proprio il tuo ordine perché tu sei Vata Pitta Kapha, comunque. Esatto, scusami, su tanto Vata Pitta, giusto? Quindi che succede? Che se giustamente tu hai uno stile di vita più vata e tu giustamente sei vata e segui uno stile di vita più vata, rischi di
aumentare ancora di più il tuo vata, quando invece è lo stile di vita più corretto per te, per tenere tutto a livello, è aumentare uno stile di vita kappa, quindi essere molto più tranquilla, fare un'attività sportiva, no, però come dire, un'attività come lo yoga che ti fa essere molto più calma e allo stesso tempo un'alimentazione molto più basica. Quindi proprio per questo motivo l'influenza del corpo lo avviene attraverso lo stile. Quindi nel tuo caso il tuo ordine, che tu eri vata pitta kappa o se sei pitta vata kappa, comunque la tua cura è il tuo terzo dosha, ovvero il kappa. Quindi per te la cosa più importante sarà il kappa, sia a livello comportamentale, sia a livello alimentare, sia a livello di stile di vita. Se tu riesci a seguire questo, il tuo corpo reagisce molto meglio. Se invece tu tendi ad aumentare uno stile di vita più vata o pitta, giustamente il tuo corpo potrebbe deperire. Certo. Senti, io vorrei fare l'ultimissimissima domanda, che nel pubblico, almeno che qualcuno non voglia alzare la mano o dire qualcos'altro, mi pare che non ci siano più domande. Io ne vorrei fare una brevissima a tuo papà, super super breve, che è un po' da programma, e vorrei chiedergli questo, perché so che tra di noi ci sono anche dei praticanti di yoga, e quindi io, maestro, le vorrei chiedere... L'Ayurveda e lo yoga vengono definite gemelle. È importante includere la pratica dello yoga? Sembra banale la domanda, ma comunque ci tengo a fargliela. È importante includere lo yoga in un corretto stile di vita? E legarlo anche... Ok, capito. E la yoga e Ayurveda si può dire come i nostri due occhi, tutte e due è importante, è fondamentale, ma ci sono qualche specifico vedere. La yoga dà informazione, stimola dove deve arrivare, cosa è il nostro scopo finale, scopo finale, la moksha, la libertà. Anche l'Ayurveda parla questo, ma la yoga mirata noi riunire, ritornare nostra origine, ritornare come nostra casa. Noi adesso fuori, uscita dal casa, dal Brahma, dal Dio, dall'assoluto, noi fuori uscito. Ma devo ritornare là, cosa è il nostro scopo? Quindi arrivare là, devo seguire corretta direzione, anche devo fare regolarmente le varie pratiche come yoga, asana, pranayama, o meditazione, canto del mantra, così eccetera, dice la yoga. E il yoga ancora nato molto molto antico, prima di nascere l'Ayurveda, la yoga è nato quasi, anche puoi andare 10.000 anni, anche ci sono evidenti. E noi che l'Ayurveda parliamo 3-4.000 anni, è così. Ma noi che l'Ayurveda, più di scopo finale, più dà importanza al scopo attuale, temporale, cosa deve fare, come deve gestire, cosa deve fare. Ok, scopo finale deve essere chiaro. Dove io devo arrivare? Cosa la yoga spiega bene? L'unione. E l'Ayurveda dice come arrivare là. Quindi tu devo avere una buona qualità della vita. La buona qualità della vita che la porta una stabilità, anche una chiarezza. Quindi è necessario, prima noi devo avere una buona chiarezza, avere questa chiarezza di fare analisi, grazie ai nostri antenati lasciate tante informazioni, attraverso analisi noi prendiamo chiarezza. Quando è arrivato della chiarezza, devo decidere qualcosa di fare, devo decidere la sadhana, la pratica devo fare. E l'Ayurveda spiega bene come fare la pratica vivendo la vita montana, la vita montana. E quindi
e l'Ayurveda non molto parla come ascetismo, come yoga, anche dice rinunciare a tutto, andare a una grotta, a meditare, eccetera, così. L'Ayurveda non parla. Tu puoi vivere nella vita normale, la vita mondana da seguire, ma tu hai alcuni doveri, la vita, secondo ognuno di farlo. Secondo la karma hai una causa, stesso tempo nell'attualità noi abbiamo anche la nostra propria buona volontà. Questa buona volontà devo combattere questa karma, annullare questa karma. E quindi più importante l'Ayurveda dice attualmente tu come utilizzare la sua buona volontà e ridurre, annullare piano piano il karma. E questa nostra causa per questa vita. Quindi se parla anche di moksha, se vuole arrivare al moksha, noi deve essere annullata karma. Una volta noi uscito fuori dalla casa, stiamo fuori casa, quando noi facciamo le cose, cosa devo fare? È purificare, che vuol dire annullare il karma. Questo è il nostro compito, compito di tutti è questo, fuori uscito dalla casa, fare il servizio, attraverso il servizio, annullare il karma. Ma invece quando ritorniamo, non mai dimenticare di ritornare a casa, devo ricordare, questa è la coscienza, devo ritornare. Quando ritorniamo alla casa, nostra casa origine, la restiamo, riposiamo. Anche nel grande maestro, la Patanjali, dice riguardo la mente deve restare in sé. Se non resta in sé, esce fuori. Se esce fuori, comincia a vagare. Uguale, quando l'anima deve restare suo casa origine, rimanere la casa, tu non serve una motivazione, non serve, tu restare la casa. Invece tu esci fuori, serve qualche motivazione, ma ancora meglio tu riesci a uscire fuori senza motivazione, quindi tu porterai tu a casa ovunque dove tu stia, quindi anche nella vita. E cosa la Ayurveda dice? Lavori come dovere, non come desiderio. Riduci con tua esigenza, muovi con dovere. Quando facendola come il nostro dovere, noi non serve un particolare motivazione. Io solo seguo come il fiume segue verso il mare, così nella vita noi deve seguire. Quindi l'indicazione da Ayurveda molto chiara di fluire come un fiume, rispettando il nostro dovere. Invece l'indicazione yoga, tu hai uno scopo, devo ritornare là e devo praticare la sadhana. Grazie. Poi vorrei aggiungere qua una cosa perché è importante capire, noi parlate dello spazio, elemento dello spazio. Sì. Ayurveda parla dello spazio, anche io ho detto, accennato il vuoto, perché il vuoto è una visione scienziati e lo spazio scienziati dicono vuoto e l'Ayurveda dice akas è cosa massimo noi può tradurre come lo spazio, un bel termine più di dire come etere, anche alcuni dicono etere ma lo spazio è il giusto termine. Stesso tempo un devoto invece vede lo spazio come il cielo. Per lui il cielo è più importante, quindi il cielo o lo spazio o vuoto, abbastanza ognuno di sua visione, come tu vede. Sì. Grazie. Grazie. Senta, ho l'ultimissima domanda che credo che sia pertinente e bella, forse anche per andare verso la conclusione. E la domanda è per lei, maestro. Floriana chiede... Ha qualcosa da dirci in questo momento così particolare in cui un po' tutto il mondo è afflitto da questo virus? Ha un suggerimento, ha un pensiero in merito da voler... Ah, ok, quello che riguarda questo coronavirus, no? Sì. Secondo la mia visione, il coronavirus anche sembra come Dio, no? E rimangono ovunque, ma non vede.
ma non vede, ma fai tante cose, fai tante modificazioni, è così. E quando questo virus è venuto, fatto capire all'uomo, e l'uomo prima diceva io sono grande, potente, eccetera, eccetera, che creava tanto. Invece questo virus, quando è venuto, dimostrata è uomo, tu non è grande, tu non riesci di fare, io sono nulla, ma io faccio tante cose. Dimostrato questo virus, e l'uomo non è, è grande, questo è importante capire. Poi cosa è questo coronavirus portata al popolo? Noi abbiamo 5 concetti come i 5 consigli. E il primo concetto è stare sola, noi diciamo tanitru, stare sola, la spiritualità sembra dice stare sola. Poi un secondo concetto, pasitru vuol dire senti il fame, non mangiare, adesso il cibo riducendo al mangiare, prima o poi cominciamo a mangiare meno. No? Questo anche questo coronavirus, dato una input, e stare sola anche si fame, no? Sentire la fame. Il terzo, il concetto vilitir, vuol dire sveglia, allerta, e tutti abbiamo adesso un po' svegliato, allerta, più coscienza aumentando, guarda cosa non vediamo, questi piccoli virus, non sappiamo dove, ma fai tutto, un grande governa in qualche modo il mondo. E questa è anche una informazione positiva. E poi, ultimo, si può dire summairu. Summairu significa fare niente da fare. E cosa puoi fare? Fare di niente. Quando cominciamo a applicare, non spaventare. Se hai paura vuol dire qualcosa di fare, non spaventare. Summairu, stai tranquillo. Quando stando tranquillo, sperimentando un po' fame, e rimanendo con una profonda coscienza, rimanendo con allerte, rimanendo alla sola, il nostro sistema immunità aumenterà sicuramente. Quando il sistema immunità è aumentato naturalmente, il virus sparisce. Invece quando l'uomo dà più chiacchiere anche sul virus, il virus è più interessante, più ancora puoi cambiare. Invece quando cominciamo, no, io sto bene, tutto il mondo sta bene, e loro perdono il loro interesse di fare male all'uomo. Come per esempio un virus, tutti abbiamo virus di herpes, no? Quando viene herpes, tu cosa devi fare? Fare niente, stai tranquillo, solo va via. Perché se non c'è attore, spettatore non c'è. Se non c'è spettatore, attore non più recita. E guardo con questo virus. Questa è la mia opinione. Affrontiamo con tranquillo. Vediamo, interpretiamo, sempre pensiamo, è una buona occasione, una buona opportunità vedere bene nel male. Ogni difficoltà, vediamo una buona opportunità. Questa è la mia comprensione. Grazie mille. Candipan, vuoi dire tu, vuoi andare in chiusura? Sì, va bene. Direi che se non ci sono più altre domande, e anche le tue domande che sono state molto belle, direi che possiamo finire questa serata, questa intervista, che spero che sia stata utile a tutte le persone che sono venute, che siete stati numerosi, e boh, quando finirà questa quarantena spero di vedervi di persona o ai corsi o semplicemente in giro, perché ormai non se ne può più di stare in casa. E beh, che dire, se avete bisogno di dubbi o comunque curiosità su che cosa si può fare o che cosa si può fare per migliorare il nostro essere o semplicemente per poter capire, potete semplicemente mandare una mail o anche sui social o a me o a mio padre, sicuramente vi possiamo rispondere, sicuramente vi possiamo accettare o consigliare che cosa fare. Altrimenti, se anche mio padre non ha nient'altro da dire, direi che possiamo concludere questa serata.
Grazie. Se volete, sentite dare grazie per me, è solo l'unico modo puoi dare una buona grazie, cominciando digiunando una volta alla settimana, un giorno digiunate. Questo è un grande, grande rispetto, un regalo per me. Grazie. Grazie. Grazie a tutti quanti per essere stati qua con noi, grazie a Caterina. E... grazie a voi, grazie. Dire. Grazie. Ripeto. Grazie Caterina, grazie Paolo. Grazie. Poi se volete, comunque come abbiamo detto, facciamo sempre un sacco di corsi di Ayurveda, sull'alimentazione, sul Dravya Guna, quello che vi più interessa, quindi potete seguirci sempre per fare tutto quello che è riguarda il mondo dell'Ayurveda, perché il mondo dell'Ayurveda è molto vasto e c'è veramente tanto da imparare, e per conto mio non si smette mai di imparare, quindi anche ripetere una tecnica, ripetere un'informazione aiuta sì che il nostro cervello riesca a capire un pochino di più noi stessi. Quindi ve lo dico sempre, ve l'ho detto e continuerò a dirlo, imparate a conoscervi e a capirvi. Perché se riuscite a capire voi stessi, poi è più facile relazionarsi con il prossimo. Ok? Grazie ancora e buona serata. A tutti, namaste. Grazie, ciao. Namaste, ciao ciao. Ciao ciao ciao. Ciao Sana. Ciao, grazie.